Non ci sono più aggettivi ormai per descrivere l'impresa della Jus femminile nel campionato di Serie D. Anche l'ultimo successo contro l'ostico Borgo San Lorenzo è stata la conferma di quanto già si era visto fin qui. La striscia positiva di vittorie è arrivata infatti a 25 su altrettante partite giocate, polverizzando tutti i record della società del presidente Marco Bufalini. Il campionato regionale di Serie D femminile dunque non poteva che essere conquistato con numeri di questo tipo, con 3 giorni di anticipo e in attesa dell'ulteriore perla stia nell'ultima partita, che potrebbe consacrare lo straordinario e storico risultato di 26 vittorie su 26 gare. Con lei che ha diretto tutte queste azioni. Allora Fiorella, una bellissima partita contro una formazione ostica che chiaramente aveva messo un po' in difficoltà all'inizio, ma poi chiaramente la classe è emersa con 2 giovanissime. Grande serata, grande stagione, grande campionato, grandi atlete, grande umore. Io sono veramente felicissima. Questa era l'ultima partita in casa, cioè i brividi addosso, e la dedichiamo a loro, perché ci hanno sempre sostenuto, sempre supportato, e quindi merita anche il pubblico stasera. Sono molto contenta del risultato che abbiamo raggiunto. Credo che la parte più importante di questa partita sia stata il fatto che ci siamo tanto divertite, quindi penso che il divertimento sia una delle cose basi della pallavolo, perché se ti diverti riesci anche a allenarti meglio, a giocare meglio, e quindi riesce a dare il meglio di te, quindi sono molto contenta di quello che siamo diventate e quello che mi auguro diventeremo. Elena Pianigiani, com'è andata questa stagione? Sì, molto bene, sono molto contenta di aver raggiunto questo obiettivo e niente. Veronica Ruffini, passatrice. È andata bene come le altre partite, quindi siamo contente.